con il professor Eraldo Affinati, scrittore d'autore, mi consenta la definizione. Oggi Arieti, centro d'Italia, scuola media a Pascoli, una giornata pazzesca, un bagno di folla, un bagno di anima nel segno di Don Lorenzo Milani. Sì, è stata una giornata straordinaria qui alla Pascoli di Rieti, con tanti ragazzi provenienti anche da licei classici, scientifici, hanno fatto delle canzoni, hanno scritto dei testi, hanno dipinto dei quadri, hanno letto il mio libro Il sogno di un'altra scuola, insomma hanno fatto tante domande, insomma questa è la scuola che io vorrei, questo è davvero il sogno di un'altra scuola che Don Milani ci ha insegnato, insomma, e che noi abbiamo cercato qui a Rieti di realizzare. Ho visto tanto entusiasmo da parte dei ragazzi e anche dei professori che li hanno preparati. Don Lorenzo Milani, un uomo, una storia, una mente ancora profondamente attuale, ancora molto da insegnare alle scuole di oggi. Sì, sì, è per questo che nel mio libro ho cercato, nel sogno di un'altra scuola, di raccontarlo ai ragazzi, ai più giovani. Don Milani, ancora il grande tema, l'uguaglianza delle posizioni di partenza. Tutti devono partire dalla stessa linea. Dobbiamo premiare il movimento, non solo il traguardo. Quindi è una scuola che naturalmente ci aiuta a fare la rivoluzione, per così dire, però devo dire che nella realtà che ho trovato anche qui nella Sabina ci sono tanti insegnanti appassionati che sono nello stile perfetto di Don Lorenzo. Tre definizioni d'autore per l'insegnante del presente e del futuro auspicato da lei in questa sua visione. Beh, l'insegnante deve essere, io dico sempre, il mazziere della giovinezza, lo specialista dell'avventura interiore e l'artigiano del tempo, perché è sempre il professore, diciamo così, in mezzo al passato, al presente e al futuro, uomo di passioni, uomo di competenze, uomo di esperienze. Una provocazione, ma non si dovrebbe studiare Don Lorenzo Milani nelle scuole? Beh, io nel mio piccolo ho cercato con questo libro di portarlo nelle scuole italiane, però poi bisogna anche realizzarlo, questa è la cosa più importante. E a proposito di questo, una provocazione che non è solo di scrittura ma di fattualità e di didattica, una sua scuola a Roma che si chiama? Penny Wharton, dal titolo di un romanzo di Silvio D'Arso, una scuola di italiano per immigrati, uno a uno, senza voti, senza burocrazia e senza classi. E in questo suo viaggio nell'anima dei nuovi scenari, dei migranti, che cosa l'ha sorpreso? Beh, mi sorprende l'attualità di Don Lorenzo Milani, sembra praticamente che lui abbia in qualche modo profetizzato quello che noi adesso stiamo vivendo, cioè lui ha anticipato la nostra vita, e soltanto con una differenza, che un tempo i bambini del Mugello erano appunto dell'Appennino, adesso i bambini svantaggiati, i bambini di Barbiana si chiamano Mohamed, Omar, Faris, Kalik, Francisca, e vengono da tutto il mondo. Barbiana sta nel pianeta Terra. Bellissimo, come bellissimo oggi vedere tanti giovanissimi che ci hanno davvero sorpreso. Sì, diciamo che i ragazzi dimostrano che quando vengono interpellati, quando vengono chiamati in causa, rispondono sempre. Devi valorizzarli, devi fare in modo che quelle risorse che a volte sono nascoste in aula possano emergere in ambienti diversi. E allora la domanda che forse nessuno le ha mai fatto, ma io ci provo. Il giovanissimo Eraldo Affinati che stava lì in questi banchi, chi era e come nasce questa vocazione alla scrittura, all'insegnamento, alla missione? Guarda, il mio prossimo libro uscirà fra qualche giorno ed è la risposta a questa domanda. Il titolo è Via dalla pazza classe, educare per vivere. Era un ragazzo difficile l'Eraldo dei 15 anni, era un ragazzo inquieto, è per questo che mi piace recuperare quelli che oggi hanno difficoltà, è come se ritrovassi in loro qualcosa di me stesso. Super Eraldo Affinati da Rieti, centro d'Italia, nel segno di Don Lorenzo Milani. Grazie, grazie. Grazie, grazie a voi.